Taranto, rotonda del lungomare, Confartigianato Taranto dice no agli abusi, dobbiamo usare questo termine forte, che si stanno perpetrando con scelte del governo certamente non condivisibili nei confronti di certe categorie, penso ai parrucchieri, penso ai centri estetici e quant'altro. E proprio in questa sede stamattina dicono il loro no, esprimono il loro sacrosanto diritto al lavoro, perché poi Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, si verifica questo paradosso, che chi rispetta le norme, chi ha investito in termini di sicurezza anti-Covid rimane chiuso e gli abusivi la fanno franca. Ma al di là dell'abusivismo, tema sul quale tra poco torneremo, c'è questo popolo delle categorie che abbiamo menzionato che ha il coraggio di esprimere il proprio diritto al lavoro e alla vita, perché il lavoro di questa gente rappresenta la loro vita. Beh, innanzitutto siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché in un territorio come quello tarantino, dove la fa da padrona la vertenza della grande impresa, della grande industria, abbiamo visto nel periodo di maggior afflusso oltre 100 imprese rappresentate in questa rotonda del lungomare, che già è grande di suo, quindi siamo orgogliosi per questo. Siamo orgogliosi anche per la risposta che c'è stata da parte delle imprese, abbiamo fatto parlare tutti come è giusto che sia, ognuno ha espresso il proprio pensiero e gli argomenti principali sono stati quelli che hai detto tu, cioè nel senso che in questo momento, in questo preciso momento, ci sono imprese che hanno speso e investito molti soldi per rispettare i protocolli sanitari che lo Stato ha giustamente imposto a certi tipi di attività, e nessuno l'aveva messo in dubbio, però una volta che li hai fatti spendere e investire, gli hai fatti osservare tutte le cose, poi gli hai imposto la chiusura, questo è una cosa che non abbiamo ancora compreso. Sembra un tradimento. No, tra l'altro noi eravamo convinti di averlo fatto capire a chi ci governa, perché non ci dimentichiamo che nella prima fase del Covid, marzo-aprile scorso, i parrucchieri sono stati quelli che furono chiusi, i parrucchieri stessi sono stati chiusi. Poi abbiamo fatto le nostre azioni, abbiamo fatto le nostre dimostrazioni, abbiamo fatto capire che queste imprese si erano messe in regola e si sono messe in regola, tant'è che lo Stato, poi il governo, li ha fatti lavorare anche nelle zone rosse per tanto tempo. Ecco, Paolillo, io... Si è tornati indietro e non abbiamo compreso il perché. Cioè, non capiamo perché i parrucchieri, i centri dove ovviamente si svolgono queste attività, pur controllatissimi, con entrate contingentate, passano per untori. Poi andiamo nella grande distribuzione e assistiamo a gente che si catapulta vicino agli scaffali e quante mani vanno su quei prodotti, però i parrucchieri sono gli untori. Sì, questo è l'errore principale. Questo non per farci, come dire, per fare la guerra tra poveri, chiariamo. Ma non è neanche nostro interesse e desiderio. Il problema è che si è intervenuti a un certo punto, ancora una volta, in preda a un fatto di coscienza, a un fatto di panico, cioè questa terza ondata. La cosa più facile è sempre quella di prendere questo tipo di decisioni, però tenete sempre presente che queste imprese avevano già delle regole ben ferree, tenete presente ancora, ripeto, che in un parrucchiere o un estetista si può andare uno per volta, appunto. Ormai è per norma, nel senso che si va per appuntamento e non c'è più la sala d'aspetto, non si può più chiacchierare come era prima, no? Dal barbiere, dal parrucchiere, quindi osservavano di fatto un distanziamento e un isolamento. Paolillo, comunque in tanta negatività, in una situazione in cui si avverte innanzitutto il senso di solitudine proprio, no? Di abbandono da parte dello Stato, questa mattina, come dicevamo poc'anzi, le categorie hanno risposto ampiamente. Un atto di consapevolezza e di difesa, di autodifesa. Beh, so che ho visto che sei venuto un po' più tardi, se venivi prima ti vedevi, insomma, c'erano oltre, insomma, un centinaio di imprese c'erano sicure,
è stata una bellissima rappresentazione e manifestazione della rabbia, dello sconforto, però li ho visti tutti belli tosti, nel senso che determinati e convinti di con una prospettiva per il loro futuro. E queste manifestazioni servono anche per questo, no? Per temprare un po' la testa di questi imprenditori. Lo stato d'animo è la testa di questi imprenditori che devono pur programmare, no, il loro futuro, dare da mangiare alle loro famiglie. L'ho detto poc'anzi, ci sono i dipendenti, ci sono le famiglie, c'è tutto un circuito. Certamente, sono attività che hanno una media di 3-4 dipendenti, c'è chi lavora da solo ma sono la minor parte, la maggior parte di queste attività hanno dipendenti, collaboratori, assunti che producono occupazione. Per concludere, Confartigianato Taranto non molla. No, non molla, oggi abbiamo dato una dimostrazione non indifferente, no, della proprio plastica visiva, plastica della leadership che ormai Confartigianato sta prendendo sul territorio, proprio in un momento in cui è evidente, dalle croniche che leggiamo, la crisi un po' del sistema della rappresentanza sul tarantino. Ed è importante che, visto che purtroppo lo dobbiamo dire, lo Stato latita nei confronti di queste categorie, ci sia un'organizzazione come Confartigianato Taranto che tutela, che è al fianco di queste categorie. Noi siamo un'organizzazione orizzontale. Non solo, diciamo, dal punto di vista burocratico. Siamo un'organizzazione orizzontale dove un iscritto conta, non è verticistico. Noi in questo proprio oggi abbiamo dato questa dimostrazione dove la parola l'abbiamo data a tutti, ed è giusto che sia stato così. Ma questi sono messaggi che diamo a chi ci governa, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello locale, alla regione. Cioè, è venuto il momento di ascoltare i problemi della piccola impresa, problemi che sono atavici, spesso sono incancreniti e inascoltati, e non è più il momento. La crisi, ripeto, del sistema rappresentativo forse ha generato tutto ciò. Qua si va avanti ad autoreferenzialità, individualismo, e tutti pensano di rappresentare tutto e invece non è così. Noi stiamo salendo per il nostro passo, abbiamo come la nostra missione quella di rappresentare, continuare a rappresentare i problemi generali e i singoli problemi delle imprese. Molto spesso lo facciamo in modo silente, come è giusto che sia, ma andiamo dritti all'obiettivo. E per questo siamo abbastanza orgogliosi di quello che abbiamo realizzato oggi. Un senso di avvilimento, di solitudine. Allora, siamo stati abbandonati completamente dallo Stato. Non abbiamo aiuti, non abbiamo niente, non c'è nessuno che ci vuole ascoltare, e l'unica cosa che, diciamo, sta aumentando è solamente l'abusivismo e tanta gente che è disperata e che purtroppo chiuderà le proprie attività. Altra rappresentante della categoria, anche con la signora ci siamo incontrati proprio l'anno scorso, in occasione della riapertura, e sembra un film già visto. Sembra una replica di un film già vissuto. Comunque siamo di nuovo nella stessa situazione, siamo di nuovo chiusi per problemi di sicurezza e niente, però così non. Eppure non si sono mai verificati casi di focolai, quindi questa è la prova provata che la chiusura è ingiusta. Esatto, proprio questo. Mi sembra che focolai nei nostri esercizi non ce ne siano mai stati, e che facendo in questa maniera, cioè voglio dire, continuando a chiuderci, perché ci chiudono comunque sempre, siamo un tori, lo eravamo, poi non lo eravamo più, adesso siamo tornati ad essere un tori, bene, non ce la facciamo più, come dissi l'altra volta, ridateci la dignità per favore. Condivido ovviamente il pensiero della signora. Tenete presente che è troppo facile alzarsi una mattina e dire chiudiamo tutto, quando lo stipendio ti arriva gratuitamente. Se non ci alziamo le mani, che non scendiamo la mattina. Non ci si rimbocca le mani. Se non scendiamo la mattina, noi lo stipendio non ce lo dà nessuno. Nessuno. Quindi è troppo facile stare al posto loro, dirci rimanete a casa che vi aiutiamo, ma non vediamo aiuti ovviamente. L'affitto non ce lo pagano loro, la luce non ce la pagano loro.
una cassa integrazione che arriva dopo mesi è assurdo. Insomma, avete sostenuto spese cospicue per mettervi a norma. Vi hanno dato l'illusione che si poteva lavorare, i ristori non arrivano. Insomma, non arriveranno perché il sistema è stato fatto ad hoc per non farli arrivare. Abbiamo un Draghi al governo comunque. Drago. Un drago. Perché comunque i calcoli li sa fare bene, quindi non penso che saranno in pochi, giusto chi abbasserà la serranda ad avere questo ristoro. Non noi di certo che ci abbiamo investito e comunque. Ma non arriva niente, c'è la cassa integrazione dei miei dipendenti che da gennaio non se ne parla proprio, così non va bene, non va per niente bene perché noi abbiamo investito, ci siamo messi in regola con tutto, però non è servito a niente che o chiudiamo tutti, completamente tutti. E arrivano i ristori, altrimenti noi siamo abusivi come loro chiudono gli occhi per l'abusivismo. Silvio Lippo. La sua attività al quartiere Tamburi di Taranto, uno Stato che sembra farsi forte con i deboli e debole con i forti. Certo, è giusto. Chiedo a gran voce al gruppo di tutto Confartigianato la riapertura quanto prima, perché comunque la lotta, cioè gli abusivi comunque stanno andando in giro e la cosa non va bene, noi siamo chiusi, zero aiuti, zero sostegni. Chiedo a voce di tutto Confartigianato di farci riaprire quanto prima. Eppure voi avete ottemperato alla lettera rispetto alle varie normative, investendo in strumentazioni, in termini di sicurezza. Certo, abbiamo investito per riguardo al materiale di PCM, abbiamo fatto anche addirittura io e il mio collaboratore, abbiamo fatto il corso Covid con un ingegnere e un medico proprio per le linee guida. Non è servito a niente. Assolutamente, abbiamo solo speso soldi e basta. Andiamo avanti, vedete gli striscioni molto significativi. Signori dello Stato, avete chiuso le nostre attività sicure per dare sfogo al Covid tra gli abusivi. L'altra lotta da fare è quella contro l'abusivismo, perché non ci sono, come si suol dire, i dritti e i fessi. I dritti che chiudono e i fessi che, celandosi dietro l'abusivismo, continuano a svolgere l'attività. Piero Pulito da Taranto, parrucchiere da uomo, io voglio dire che noi non possiamo stare chiusi perché i pagamenti mensili arrivano in continuazione, zero aiuti dallo Stato, non possiamo andare avanti in questo modo. Andiamo avanti, stanchi di essere trattati come evasori, noi artigiani siamo il motore pratico dell'economia italiana, siete una di quelle rotelle, tra virgolette, che fa muovere l'ingranaggio, però questo Stato stritola queste rotelle. Sì, ci sta schiacciando, ci sta eliminando, ci sta facendo rimanere chiusi quando di chiusi non potremmo stare benissimo aperti per tutte le precauzioni che abbiamo, disinfettante alle clienti, disinfettante all'ambiente col nebulizzatore ad alta concentrazione di cantigina, guanti quando lavoriamo, visiera, mascherina e copriscarpe alle clienti. Cosa dobbiamo fare di più? Li mettiamo dentro una carta velina alle clienti? Voglio vedere se le stesse situazioni, tutto questo protocollo c'è in altre parti. Vorrei proprio vedere nei studi medici dove lavorano le estetiste e dove naturalmente negli ospedali.